e le abbiamo dato i soldi ai ladri. Abbiamo dato i soldi venduti, abbiamo detto che sono pieni di gente col conflitto di interesse dentro, quindi non sono in grado, non sono liberi di scegliere, di decidere l'interesse dei cittadini. La Presidente Boldrini ha sancito la fine della democrazia, le quali violano continuamente le regole. Ci sono sempre persone sopra le regole. Stateci vicini, perché in questo momento abbiamo anche bisogno del vostro sostegno e non ci arrenderemo mai, mai. Abbiamo assistito a una pagina veramente triste della storia di questo paese, e siccome le televisioni non ve lo diranno, assolutamente, ve lo diciamo noi. Vedete, in campagna elettorale non si parla di fiscal compact e di messa, avete sentito Renzi parlarne? No! E perché? Perché nel marzo 2012, quando è stato approvato nel totale silenzio dei media serviti al regime di questo paese! Ditemi quale cittadino sa cos'è il MES e cos'è il Fiscal Compact, e ditemi quale cittadino sa che noi stiamo pagando ogni anno 50 miliardi di euro di 2.000 miliardi di euro di debito contratto da una classe politica collusa, marcia e incapace. Da quasi un anno in quest'aula assistiamo a una girandola vergognosa di decreti legge che nascondono favori a destra e a sinistra, fregandosene dei reali bisogni popolari, ma sanando i bisogni e le necessità economiche di una o più lobby. Ebbene, dopo tanto tempo è giunto il momento di chiamare le cose con il loro nome. Noi del Movimento siamo, io sono, populista, perché con orgoglio faccio politica a favore dei popoli e non ad esclusivo beneficio di ristrette elite oligarchiche. Oggi in Italia, grazie a voi schiavi telecomandati, o meglio guardie giurate, sta per essere commesso un altro crimine contro la nazione. Per questo voi sarete additati di alto tradimento. Sì, sì, voi. Così rilassati, tutti rilassati. E accusati di saccheggio. Da domani nei testi di storia si scriverà che voi siete stati complici e fattori di un consapevole vandalismo istituzionale, istituzionalizzato, della proprietà pubblica. Voi oggi farete un altro favore a coloro che esercitano il signoraggio economico di questa nazione, una volta patria del diritto e oggi patria di lor signori. La condotta politica criminale che voi state portando avanti avrà conseguenze alle quali voi sarete chiamati a riparare nel prossimo futuro, immediato prossimo futuro. Ricordatevi questi momenti, signor, ricordateveli. Grazie. Ci sono delle banche che hanno bisogno di soldi, così ho sentito dire. Qualcuno dovrebbe spiegarci come mai queste banche hanno bisogno di soldi. Cosa hanno fatto queste banche private con i soldi dei loro correntisti, per esempio? E c'è un principio di fisica che dice che niente si crea e niente si distrugge. Ci sono degli amministratori delegati che hanno dei nomi e dei cognomi. Per esempio Giovanni Bazzoli, un nome che la sinistra, penso, a sinistra, insomma, quella, la parte che sta a sinistra, chiamiamola così. Derivati, indagati 15 banchieri a Trani, coinvolti i vertici di Intesa San Paolo. Fra loro Giovanni Bazzoli e Corrado Passera. Corrado Passera, mamma mia. L'indagine è partita da un mutuo collegato ai contratti derivati. Furono fatti firmare prodotti finanziari, truffaldini, via via più gravosi. In particolare dei derivati swap. Io dico, non vorrei che noi stiamo dando 7 miliardi e mezzo che potevano servire per la piccola e media impresa, 7 miliardi e mezzo che potevano servire per il reddito di cittadinanza, 7 miliardi e mezzo che potevano servire per l'istruzione e per la sanità pubblica, 7 miliardi e mezzo che potevano servire per gli assodati, 7 miliardi e mezzo che potevano essere utilizzati per mettere in sicurezza zone ad alto rischio sismico come quelle della mia terra. Allora io non vorrei che questi 7 miliardi e mezzo stanno andando a delle banche che hanno operato all'interno di una finanza creativa e fuori dalle regole, perché questo sarebbe un atto criminale. Noi potremmo individuare nomi e cognomi vostri che state provando questa follia, perché di una follia si tratta. Esistono tanti modi per farvi pagare quello che state facendo, eh? Guardate che non passerete incolpevoli da un'azione talmente grave. Avete questa possibilità per redimervi, utilizzateci. Vi stiamo dando la possibilità di fare decadere un decreto assassino, un decreto che è vomitevole. Allora utilizzateci, anche se non ve lo meritate, perché non vi meritate niente. Vi stiamo dando questa possibilità. E poi, per cortesia, datevi a un'altra attività, perché la politica è altro. La politica è altro. La politica è avanti. E voi non lo potete capire. La vera politica
sono i cittadini che si inventano le soluzioni per andare avanti, nuovi lavori, il riciclo dei rifiuti, l'energia alternativa, nuovi lavori. Voi siete bloccati mentalmente, signori, non vi seccate. A cosa servono i soldi nella politica? Perché se servono per andare a pagare con 50 euro nel quartiere di Librino un voto, se servono per comprare la busta della spesa per fare votare il proprio candidato sindaco, se servono per fare comprare le cravatte ai gruppi consiliari, se servono per fare comprare le mutande firmate, allora, Presidente, veramente, mi sembra che dire vergognatevi. La dieta dell'immediato, perché questo decreto legge, come tanti altri decreti, è la dieta del lunedì, cioè la dieta che non si inizia mai e si continua a ingrassare, in questo caso ingrassano i vostri conti correnti. Allora, con questo emendamento vi diamo la possibilità di dimagrire subito a beneficio dei cittadini italiani. Oggi alle 5:30 è stata emessa la sentenza di condanna di Raffaele Lombardo, ex presidente della regione Sicilia, a 6 anni e 7 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa con il rito abbreviato. Abbiamo anche uno sconto della pena. Io esprimo la mia soddisfazione per questa condanna e ringrazio i giudici che hanno lavorato. Le votazioni seguono l'idea degli accordi politici, però vede, Presidente, vedete, colleghi, se un accordo politico salta, un accordo politico si può anche rifare, ma se noi sbagliamo e votiamo un emendamento sbagliato e facciamo una legge elettorale che non soddisfa le esigenze della democrazia, non possiamo rifare una legge elettorale. Fiduciarie nonché all'estero, Presidente. Allora, in questo partito, nel PD, c'è un deputato siciliano, per cui è dovuta intervenire anche la DDA, perché la moglie fa parte di società. Oggi l'Italia soffre, oggi il Movimento 5 Stelle soffre, perché oggi muore il 416 ter. Un politico può essere a disposizione della mafia, non è reato. Renzi e Verdini hanno ammazzato il 416 ter. Dopo una lunga e dura battaglia, il governo delle larghe intese sulla mafia, previo incontro fra capi, ha deciso che lo scambio politico mafioso non deve essere punito. Allora io porto in quest'aula quelle parole che hanno risuonato nelle strade di Cinisi, la voce di Peppino Impastato: la mafia è una montagna di merda, e lo dico in quest'aula. E censuri queste parole se hai il coraggio, Presidente. Le dico anche che Napolitano, ben oltre e ben prima dell'incontro ieri sera, non è il nostro presidente. Però io vorrei dire anche che il ministro della salute, in realtà di salute, non si è mai occupato. E non si è mai occupato perché, per esempio, nel suo dicastero aveva detto che si sarebbe occupata di prevenzione. Ma vediamo cosa ha fatto. Disturbo comportamenti alimentari e obesità, zero. Contrasto alle patologie croniche non trasmissibili, zero. Contrasto al consumo di alcol, zero. Prevenzione delle forme psichiatriche, zero. Prevenzione delle patologie da inquinamento ambientale, zero. Prevenzione delle patologie da inquinamento alimentare, zero. Tossicodipendenze. Oddio, guarda, troviamo un decreto. Ma troviamo un decreto perché è un decreto legge che va a riparare all'ignoranza dei suoi predecessori, vedi, Fini Giovanardi, che avevano inserito il tema degli stupefacenti insieme alle Olimpiadi invernali. E quindi, naturalmente, poi la Corte Costituzionale ha detto: no, guardate, è incostituzionale. Ma ministra Lorenzin, mi scusi, ma dove vive? Nel mondo dorato di Castalandia? Forse non lo sa che i cittadini con il cancro non riescono a farsi neanche un attacco di controllo senza aspettare un anno? Che l'universalità delle cure se le divorata una classe politica famelica e meschina che lei dovrebbe conoscere bene. Voi volete riformare la Costituzione, ma neanche per sogno riformare il titolo quinto e quindi la sanità, perché lì si annidano tante ghiotte occasioni di voto, di scambio, favori, raccomandazioni e appalti truccati. Dettaglierà ancora su sanità e istruzione. Informo i cittadini che per 12 mesi hanno pagato un ministro della salute che, se è da qualche parte a cantare ode alla luna, è già tanto. Grazie. Ho riportato un fatto, ossia la distruzione delle intercettazioni che sono note a tutti. Vi faccio anche aggiungere una nota. Noi rispettiamo l'istituzione della Presidenza della Repubblica innanzitutto, ma c'è una differenza tra rispettare e venerare. Qua c'è un atteggiamento di venerazione che sinceramente ci preoccupa alquanto. Proprio incide sul metodo dell'uso della decretazione d'urgenza e sul metodo di affidare incarichi delicatissimi come quello della commercializzazione e dell'uso dei farmaci a strutture che non possono garantire l'adeguata indipendenza e autonomia. Grazie. Dobbiamo esprimere un voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Franco Antonio Genovese su richiesta del giudice delle indagini preliminari di Messina.
la proposta di chiudere l'Expo genera tante ostilità da parte di molte parti politiche, possiamo anche comprendere il perché. Io dico, facciamo come è stato fatto a New York. A New York il sindaco Rudolph Giuliani ha chiesto a tutti coloro che prendevano degli incarichi pubblici e dovevano gestire risorse pubbliche di firmare una lettera con la quale accettavano di subire intercettazioni ambientali casuali. Adesso io chiedo, voi vi immaginate se nell'Expo gli imprenditori che hanno preso gli appalti accettassero di firmare questa carta con la quale sarebbe possibile intercettarli casualmente? Lancio questa sfida, vediamo chi di loro è disponibile a fare questo e poi vediamo se si può continuare l'Expo. Abbiamo un presidente del consiglio che nel corso della campagna elettorale diceva Equitalia è forte con i deboli, ma i vari evasori non li prendiamo. Per quello per cui noi siamo chiamati qui a lavorare oggi. Quest'opera, il MUST, è un'opera che non serve ai cittadini siciliani, non serve ai cittadini italiani, è fatta in spregio a tutte le regole amministrative, di buonsenso, principio di precauzione, costituzionali. È fatta in una zona ad alto rischio ambientale, a rischio sismico, con percentuali di tumori, e sapere che te lo causa l'ambiente dove vivi perché ci sono degli amministratori politici che non fanno il proprio dovere. Il MUS non sa da fare. La sanità integrativa pronta, presidente, scusi, cosa vuol dire sanità integrativa? Mi perdoni, non può passare il concetto del diritto della salute come un diritto concesso attraverso l'ausilio o, peggio ancora, l'obbligo di un'assicurazione. Riteniamo fondamentale che riferisca su questo commissariamento, probabilmente, e mi permetta sottosegretario, avrebbe dovuto farla a prescindere dalla nostra interpellanza, visto la delicatezza della materia e visto che comunque l'Istituto Superiore di Sanità è l'unico organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute, quindi procedere al commissariamento di un ente di vitale importanza per il Ministero della Salute sicuramente è un atto che è unico nella storia della Repubblica, poiché non è successo altre volte, e comunque di fondamentale importanza per la sopravvivenza di questo Ministero. Oggi ci troviamo qui per votare in aula la richiesta di arresto del deputato Galan, per la quale la Giunta si è già espressa favorevolmente. Il Movimento 5 Stelle è contro l'immunità parlamentare, poiché essa troppe volte ha violato il principio di uguaglianza, principio che si pone alle origini dello Stato di diritto. Qual è la ratio di pagare i viaggi di ex parlamentari che quando finiscono di essere parlamentari tornano a essere dei cittadini normali? Io vorrei comprendere la ratio, e so anche che per voi 900.000 euro sono pochi soldi, lo capiamo benissimo vedendo col caso Mose come piovono i milioni di euro, così, perché tanto per voi 900.000 euro sono pochi soldi, però vi faccio capire che per cittadini che vivono con la assegno di invalidità civile di 270 euro al mese ci campano 20 famiglie con 900.000 euro. Io non so se voi vi rendete conto di questo, mi sta sembrando veramente di stare sulla luna. Io voglio vedere una reazione da parte vostra, ma siete umani, avete un lato di umanità oppure no? Qual è la vostra idea di sanità? Perché io vi dico che l'idea di sanità del Movimento 5 Stelle è un'idea di sanità pubblica, è un'idea di sanità in cui il diritto di accesso alle cure è equo e universale, una sanità meritocratica dove va avanti chi è capace, una sanità dove viene abbattuto il costo della corruzione che pesa per 6 miliardi l'anno, una sanità in cui la politica stia fuori dalle nomine dirigenziali, quindi basta a nomine politiche, nomine fiduciarie, come dite voi, nomine in tutu persona, una sanità che si fondi sulla prevenzione primaria, quindi abbattimento dell'inquinamento, non soglie di inquinanti atmosferici, ma neanche una molecola di benzene nell'aria, nell'ambiente e nell'acqua. Come voi avete scambiato i cittadini italiani per degli schiavi che vanno solo vessati e non devono avere niente in cambio, continuate voi a farli pagare con un sistema di tassazione servizi che non avranno mai. E questo è un atto di ipocrisia che non è accettabile da parte del Movimento 5 Stelle. Voteremo invece favorevolmente all'uso delle intercettazioni, dal momento dell'inizio delle intercettazioni all'iscrizione del deputato genovese al registro degli indagati. Da Catania, e so bene che ci sono ospedali e territori della mia terra che non sono pronti a fronteggiare un bel niente, ma neanche quasi la tubercolosi, quindi figuriamoci un virus così devastante. So che ci sono stati i protocolli eccetera in Sicilia, non faccio l'allarmista sugli sbarchi perché per adesso, a differenza di quello che fa
presidente della Lega che vuole vedersi aumentare i punti percentuali nei sondaggi e che con grandissima ignoranza dice che ci sono pericoli dagli sbarchi adesso, le dico che pericoli dagli sbarchi adesso non ce ne sono. Quindi che Salvini si faccia pubblicità. Perché ieri a Catania è stata una giornata di lutto cittadino, giornata che abbiamo sentito molto come cittadini catanesi per la morte di Salvatore La Fata. E presidente, Salvatore La Fata non era una persona importante, infatti non la conosce nessuno, non abbiamo fatto il minuto di silenzio, non sono venute istituzioni al suo funerale. Era un operaio edile disoccupato che per tentare di sopravvivere vendeva abusivamente della frutta, abusivamente, sì. Le vigili stavano sequestrando la sua merce e lui per la disperazione ha gridato dicendo che se gliel'avessero sequestrata si sarebbe dato fuoco. A quanto pare non è stato ascoltato questo suo grido di disperazione in quel momento, presidente, e Salvatore La Fata si è dato fuoco. E la morte di Salvatore La Fata, che nessuno conosce, di cui probabilmente importa poco a molti delle persone che magari mi ascoltano anche adesso, io penso che è la morte di tutti noi, perché prima di fare notare a un cittadino che sta violando una regola, come giusto che venga fatto, bisogna assicurarsi che tutte le altre regole e tutti gli altri diritti che stanno a fondamento di quella vita, di quel cittadino, siano stati rispettati e siano stati attuati, perché sennò lo Stato da padre, da buon padre di famiglia, diventa solamente qualcuno da cui difendersi. Governo. Allora, siccome il governo già non ha rispettato i giorni entro i quali doveva rispondere, chiedo che secondo il comma 2 dell'articolo 134 il governo mi risponda entro 20 giorni. Allora, io in questa interrogazione, che il sindacato ispettivo peraltro mi ha bloccato per un sacco di tempo dicendomi che aveva bisogno di fonti giornalistiche, sto facendo una denuncia e sto dicendo che c'è la possibilità che una società sta usando la cassa integrazione in deroga in maniera illegittima. Allora io dico questo, ho fatto un fax alla Procura della Repubblica, un fax all'INPS, sede di Roma e sede di Catania, abbiamo fatto un'interrogazione alla Camera e un'interrogazione al Senato. Allora io dico, questo è un muro di gomma, è un muro di gomma fatto di illegalità, perché non è possibile che un parlamentare della Repubblica fa una denuncia e INPS, Procura, Ministero del Lavoro se ne fregano tutti. Questo è indecente. C'è un senatore, due senatori, due deputati che hanno fatto questa interrogazione. Io non mi passo il tempo a fare interrogazioni. Io faccio un servizio alla comunità e pretendo che il governo mi risponda nei tempi che sono scritti al regolamento della Camera. Solo questo qua lo prendiamo e lo buttiamo fuori dalla finestra, perché ci siamo stancati di lavorare così, tanto per fare i bravi parlamentari. Questo articolo del Jobs Act è veramente una furia di deficienza, perché non si può veramente accettare di inserire un articolo del genere in una legge delega. Siamo veramente al paradosso. Allora il cittadino deve essere controllato in tutto, carta di credito, spostamenti, videosorveglianza. I signori della politica invece fanno i trattati segreti, fanno tutto segreto, non dobbiamo sapere dove sono. Grazie. Cosa fanno? No, io voglio risolto questo paradosso. Ma Grillo, lei ha terminato il suo tempo. Lo voglio risolto, lo voglio fare. Io dico, ma veramente, ma come sono arrivate queste persone qua? Sono sconvolta. Poi c'è o no un precetto che dice che la libertà personale è inviolabile? C'è o no? C'è o no? Voi state attaccando i diritti fondamentali. È gravissimo quello che state facendo, ma non ve ne rendete conto? La gente non va a votare perché avete distrutto la fiducia. Avete ammazzato la fiducia. Colleghi, questa, per favore, questa legge distrugge la fiducia dell'essere umano nei confronti della classe politica. È una vergogna, non so come non lo capite, veramente. Grazie. La ringrazio. Stateci vicini, perché in questo momento abbiamo anche bisogno del vostro sostegno e non ci arrenderemo mai, mai.